Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. È costituito da due parti, il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Al rendiconto è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Il rendiconto è corredato dal rendiconto economico e una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e uso e gestione delle risorse naturali da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. Si tratta dell'eco rendiconto dello Stato. Venendo alle risultanze contabili, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2018 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive contenute nell'assestamento 2018. I dati mostrano che le operazioni complessive di bilancio hanno dato luogo a 840,67 miliardi di accertamenti in entrate e 816,7 miliardi di impegni di spesa, generando un avanzo complessivo di 23,9 miliardi pari a 26 miliardi al netto delle regolazioni contabili. Rispetto al saldo dello scorso anno si rileva un aumento di 15,6 miliardi. Alla formazione di tale risultato ha concorso la maggiore diminuzione delle spese, diminuite di 37,4 miliardi rispetto agli 854 del 2017, mentre le entrate sono diminuite di circa 24 miliardi rispetto agli 864,5 del 2017. Il differenziale delle operazioni finali presenta un saldo netto da finanziare di 19,98 miliardi, attestandosi entro il limite fissato dall'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, con un miglioramento di 23,9 miliardi rispetto alle previsioni definitive. Tale saldo rispetto al 2017 presenta un miglioramento di 9,1 miliardi al netto delle regolazioni contabili. Esso risulta pari a 17,9 miliardi, con un miglioramento di 23,6 miliardi rispetto alle corrispondenti previsioni definitive. L'avanzo primario di bilancio è risultato pari a 49,2 miliardi, pari al 2,8% del PIL, superiore di 7,7 miliardi rispetto a quello del 2017, con un miglioramento del 15,7%. Infine, il ricorso al mercato finanziario si attesta a meno 225,1 miliardi con un miglioramento di 44,7 miliardi rispetto alle previsioni definitive, nel rispetto del limite massimo fissato dall'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Il saldo netto da finanziare si è attestato nel 2018 a meno 45,9 miliardi. Pari al 2,6% del PIL. Tale esito è da riferire al risultato combinato della gestione di competenze e di quella dei residui, che presentano rispettivamente un saldo negativo in termini di competenza di 40 miliardi e di 5,7 miliardi in termini di residui. Il saldo presenta un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive che rispetto all'esercizio 2017. Per quanto concerne la gestione dei residui, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2017 precedenti presentava al 1 gennaio 2018 residui attivi per 204 miliardi di euro e residui passivi per 137,9 miliardi, con un'eccedenza attiva di 66 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione delineata si è modificata, infatti dal lato delle entrate si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 46 miliardi di euro e dal lato delle uscite si è registrata un'analoga diminuzione di 17,5 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. A seguito di tali variazioni gli accertamenti di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi ammontano a 158 miliardi di euro, mentre i residui passivi ammontano a 120 miliardi di euro.
con riguardo poi ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2018, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 88 miliardi di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 68,3 miliardi di euro. In termini di tasso di formazione di nuovi residui passivi, questo aumenta dal 8,2% registrato nel 2017 all'8,4% registrato nel 2018. Tale aumento è riconducibile al maggior tasso di riduzione dei pagamenti di competenza rispetto al tasso di riduzione degli impegni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone residui attivi per 203,9 miliardi di euro e residui passivi per 140,36 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 63,57 milioni di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 2,6 miliardi di euro dovuto a una riduzione del volume dei residui attivi per 136 milioni di euro e un aumento dei residui passivi per 2,4 milioni di euro. Per quanto concerne infine il conto generale del patrimonio, il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio, si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20,1 miliardi di euro, passando da 636 a 656 miliardi di euro. Nello specifico va registrato un aumento delle attività finanziarie di breve termine dovuto all'aumento registrato nei residui attivi per denaro da riscuotere e nei crediti di tesoreria, compensato in parte da una diminuzione dei residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione. Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine, si è assistito a un aumento complessivo delle attività non finanziarie prodotte, si è registrato un incremento complessivo di 8,3 miliardi di euro. Quanto ai beni mobili patrimoniali, le consistenze hanno presentato complessivamente un incremento di 1,2 miliardi di euro, nelle attività non finanziarie non prodotte si è registrata una diminuzione complessiva di meno 104 milioni. Le passività finanziarie risultano complessivamente aumentate e per i debiti a breve termine nei residui passivi di bilancio 2018 si riscontra un aumento, mentre nei debiti di tesoreria si rileva un aumento complessivo determinato dall'effetto combinato della diminuzione nelle altre gestioni e degli aumenti registrati per i conti correnti e nel debito fluttuante, mentre gli incassi da regolare sono rimasti invariati. Per i debiti a medio e lungo termine l'aumento complessivo è risultato di 45,78 miliardi, di cui 50,8 nei debiti redimibili, in parte compensati dalla diminuzione di 5 miliardi nei restanti debiti diversi. Va altresì ricordato che nel ciclo del bilancio 2018, con riferimento al triennio di programmazione 18-20, è stato integrato per la prima volta il processo di revisione della spesa, così come previsto dall'articolo 22 bis della legge 31 dicembre 2009, numero 196, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e con l'obiettivo di conseguire un maggior grado di sistematicità del processo di revisione della spesa. Le proposte di risparmio dei ministeri sono confluite nella legge di bilancio attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa e in più ampia misura tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi. A fronte dell'obiettivo di 1 miliardo in termini di indebitamento netto, gli stanziamenti del bilancio sono stati ridotti per circa 1,3 miliardi di euro a decorrere in base al diverso impatto delle spese per loro natura secondo criteri di contabilità nazionale. Grazie. Grazie, senatrice Ferrero.